l'invito questa sera con noi. Che cosa ne pensi del Fondi Sport Village? Intanto buonasera, non da star, per carità, ancora dobbiamo iniziare noi a fare gli allenamenti da stadio. Sai, per gli allenatori è veramente difficile. Salta subito la situazione, quindi con poco uno diventa allo stadio, ti fanno fuori. Ma comunque di là per me è una bellissima serata e anche una piacevole sorpresa perché non conoscevo il posto, e pur essendo insomma qui vicino è veramente bella, la serata è degna e anche la manifestazione. Appena me l'aveva detto Fabrizio, si trattava insomma comunque di sport, di una settimana ricca di sport, io ho dato subito la mia partecipazione non sapendo insomma quale fosse l'impegno, però l'obiettivo è quello di avvicinare i giovani allo sport, qualunque esso sia. Ho visto insomma sul Depliant che insomma, il calcio mi sembra che non ci sia neanche, no? Proprio è quindi la dimostrazione che spingere i giovani allo sport è qualunque esso sia, lo ripeto, perché rispetta e saper rispettare le regole, è inutile insomma, girarci troppo intorno. Si parla di aggregazione rispetto a una questione sociale, insomma, un po' di tutto, no? Per i giovani, io sono dalla loro parte, sono dalla parte della serata, della manifestazione, spero di esserci qualche serata e ho visto anche alcuni convegni che mi interessano, spero di partecipare e nell'immagine ho visto prima il vecchio campo, no, il San Francesco, qualche partita ce l'ho fatta e anche con una certa emozione, un po' di, no, di amarezza perché mi piaceva troppo quell'ambiente, vedevo quello stadio, San Francesco sembrava per me il San Siro, no? E rivederlo è stata veramente una bella emozione, comunque complimenti e buona serata a tutti. Fabio, vorrei che fossi tu a consigliare la targa del dottor Ferrucci, la targa dunque al nostro partner ufficiale sportivo dell'evento, Givava. Fabio Pecchia consegna la targa al dottor Ferrucci. Grazie per il vostro intervento, anche a voi buona serata. Direi